Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang. Allora, in realtà oggi stiamo mangiando una cosa un po' al volo, ma non era programmato e soprattutto non era programmato di fare un mukbang, però so che vi piace quando faccio mukbang e quindi ne approfitto ogni volta che prendo qualcosa da sport per farvi un mukbang. Allora, oggi siamo andati di Burger King, cioè Zoe che si sta sbabando la... Tranquilli perché ormai ho imparato a disinfettare tutto prima quando arrivano le cose in casa e ormai ho le ansie varie. Sì, siamo ancora positivi perché so che me lo chiederete. Allora, io intanto ho preso oggi, non ho preso Coca-Cola, ho preso il Fuse Tea perché è buonissimo, è un tè nero buonissimo. Però ha il colore di Coca-Cola. Ha un po' il colore di Coca-Cola ed è limone e lemongrass, buonissimo. Molto fresco come sapore, veramente buono. Quindi non è tè. Proprio tè. Allora, dicevo, ho preso queste patatine che sono strafighissime, quelle che girano. Però sono con un sapore particolare. Sono un po' più piene di sapore. E onestamente non mi piacciono di più di quelle del McDonald's, però... Perché queste sono le mie preferite. Però sono buone. E invece qui... ho una cosa strabuonissima che ho scoperto un pochino di tempo fa. Adesso sposto un attimo le patatine. Ho scoperto un pochino di tempo fa questo panino e è incredibilmente buono. Ok, eccolo qui. Questo è il paninone. Oddio quanto è bello. Rucola. Allora, questo è tipo l'italiano perché è con la rucola, il parmigiano, il bacon e la carne. Oh, è veramente buonissimo. Olè, andiamo di primo morso. Vi giuro, questo panino non ha uguale. È veramente la fine del mondo. Posso dire che è veramente il miglior panino che io abbia mai provato. Ovviamente di fast food, non intendo panini di altro tipo, solo nella categoria fast food. Ma è veramente ottimo, veramente molto buono. E andiamo di secondo morso, proprio dove ci sono le cipolle oltretutto. Mi piace che queste patatine abbiano delle forme strane. E mi sa che ho visto anche come potrei farle io a casa in questo... tutte girate. C'è un affaretto che si può comprare. E ho visto anche un tizio tipo al mercato che lo presentava un video. E faceva troppo ridere. Zoe, vuoi tutto tu? Zoe, ma allora facciamo bere... Sì. Ma allora fai bere qualcosa? Tutto di Zoe? Zoe ha già mangiato, ovviamente. Perché non mangia, ovviamente, queste cose. Mamma. Tu hai assaggiato invece il tuo primo toast, com'è? Era bianco. Adesso che ho dato due morsi, vi posso far vedere com'è dentro. Yes, qua ci sono proprio le cipolle. Il panino di Lara. Carne, ketchup e formaggio. È quello per i bimbi. La cosa penso che mi piace di più per assoluto, cioè per assurdo, raga, io veramente... Datemi un feedback qua sotto nei commenti, ma anche a voi... sono cambiati i gusti da grandi, perché io se c'era una cosa che non potevo tollerare quando ero piccola era la rucola. Non la tolleravo, così come dei cibi amari o piccanti o aspri, non li tolleravo proprio. Anche adesso ci sono delle cose che non mi piacciono, che sono rimaste che non mi piacciono, o cose che mi piacevano e non mi piacciono più, tipo cose troppo dolci non mi piacciono più. Però vi posso assicurare che ci sono delle cose che quando ero piccola non avrei nemmeno immaginato di mangiarmi e invece adesso mi piacciono, come appunto la rucola. Ed è assurdo per me dire che l'elemento che mi piace di più è proprio la rucola, ma è così. Perché ci stava per uscire la carne. È la rucola che gli dà questo sapore. Sì, beh. Per quanto riguarda i sapori, mi sono quasi tornati normali. Dico quasi perché riconosco che non ce l'ho esattamente come dovrebbero essere. Infatti voglio fare un 24 ore di una cosa e spero di poterla registrare tra oggi e domani, perché mi sembra una cosa tipo troppo simpatica da fare. E adesso vediamo se riuscirò a registrarla. E mi sta uscendo il panino.
Vi giuro, mangiare con una mano sola è assurdo. Impossibile. Perché non riesci a leggerlo molto bene, quindi ti cade. Perché è grande. Il fatto che sono sulle sedie da bar, quindi alte, senza schienale, quindi ti devi reggere tu. Con Zoe, che ho messo tutto il peso su una gamba, ma comunque la reggo col braccio, quindi la devo reggere. E il tavolo è anche alto, che se non hai una bimba in braccio che pesa tanto, è comodissimo. Io amo questo tavolo. Però non è proprio la cosa più comoda del mondo se devi registrare un video mentre mangi, mentre tieni una bimba. Però lo adoro. Infatti, nella prossima casa voglio assolutamente portarmelo, vi giuro. Questo tavolo? Che a parte, porterò tutto. Non credo che ci siano elementi che non porteremo nella prossima casa. Forse, ecco, Lara ha dei desideri per la sua cameretta, quindi li realizzeremo. Ma lo sapete da quando avevamo fatto l'operazione Drago, che volevo accontentarla, ma qui non c'era proprio lo spazio nemmeno adatto per fare quello che lei voleva. Perché è una cosa troppo grande. Ma lo faremo, perché è la mia principessa e voglio mantenere, io mantengo le mie promesse. E voglio assolutamente realizzarlo. E però appunto nella prossima casa, e appunto forse quello, giusto quello. Però non credo comunque che il suo letto lo butterò via, o comunque lo darò via, perché per buttare no, vuol regalare. Può essere un divano, come può essere un letto, no? È molto vale per macchiette. Può essere molto comodo. Mi sono trasformata in bicchiere di tè. Comunque, dicevo, insomma, non ci saranno elementi della casa che non porterò con me. Assolutamente porterò veramente tutto quanto. Ma come le farai a portare? Cioè, devi smontare tutto. Amore, non io. Gli smontatori, amore. I professionisti. Come fanno? Le tartarughe? Ma scusa, amore, ma non ti ricordi come ci siamo traslocati? Ero troppo piccina. Dai, un anno fa. Io no, non due c'ero. Ero da grande quando ci siamo trasferiti è qua. È vero, per non farle vivere troppo casino, anche perché ero incinta e avevamo già due cani. E anche perché stavo male. È vero, stavo anche, in quei giorni non stava benissimo. Stava proprio i suoi problemini. È vero, quando noi ci siamo, e poi era tipo agosto, se non erro, un po' di meno. No, faceva caldo però, mi ricordo. Beh, faceva caldo comunque, fatto sta, abbiamo preferito lasciarla dai nonni per non farle vivere il casino, perché infatti noi l'ultima sera, cioè praticamente abbiamo... Avevamo senza, sì, stavamo senza luce, insomma, per tanti motivi l'abbiamo fatta rimanere dai nonni, è vero. Però vabbè, sono venuti dei signori che hanno preso, professionisti, hanno preso e smontato tutta casetta e l'hanno rimontata e qui. Quindi hanno quello con il martello. Sì, esatto. Che poi noi, il primo giorno che, cioè la notte... Quando, come si dice? La notte prima del nostro trasferimento, quindi che la notte della quale ci siamo svegliati, la mattina ci siamo trasferiti, la notte ci fu il terremoto. Mamma, perché sentì tipo un boato, poi eravamo in un piano alto, questa è una casa a piano terra, ma prima non vivevamo a piano terra. Vi giuro la paura, perché ha tipo tremato tutto, ho sentito proprio un boato, tipo wow, i cani agitatissimi che hanno iniziato ad abbaiare come dei pazzi e poi tutto che è iniziato a tremare, vi giuro, io poi ero incinta. La cosa più spaventosa per me è stata più che altro che col fatto che dovevano venire appunto i signori a prendere tutto la mattina, avevamo praticamente tutti gli scatoloni un po' in bilico, perché li avevamo un po' lasciati così, perché erano tanti, no? E quindi la mia paura quando ho sentito questo boato che cadesse tutto, però per fortuna non si era rotto nulla. Comunque, insomma, per concludere, come vi stavo dicendo appunto per la terza volta, porterò tutto. Molte persone mi hanno detto, ma come farai a portarti tutto quanto? Perché oltretutto una cosa che non si è capita è che molti non hanno mai capito, perché non l'ho mai mostrata effettivamente per bene, però di questo abbiamo già parlato, come è fatta la cabina armadio, perché molti pensano che sia letteralmente un armadio messo in mezzo alla stanza, invece non è così, è una struttura che gira, quindi per carità tutto in legno, niente di chissà che cosa, però in realtà è chissà che cosa, cioè per me è fighissimo, soprattutto per il fatto che è stato fatto a mano da mio marito e mio suocero, cioè wow.
Fatto sta e progettato da mio marito. Cioè, wow, no, veramente sono un sacco affezionata a quella cosa. E infatti cercherò di portarmela con me da qualche altra parte. Pure se vi prenderò magari una casa che c'ha già una cabina armadio, o comunque che c'ha già, diciamo, il posto, quella comunque la sfrutto per qualcos'altro, perché ci sono proprio affezionata. E tutte le persone mi hanno detto tipo la struttura di fuori per le bambine, come fai a portarti questo, come fai a portarti quest'altro, che mani. Cioè, nel senso, prendo un professionista e io ho già, abbiamo già parlato in realtà per fare il trasloco, perché come se vi ricordate noi dovevamo già traslocare, poi vabbè, è successo quel che è successo. Vabbè, però comunque avevamo già parlato. Cioè, così è come doveva venire tutto il video. Morsi normali. Vabbè, ci rifaremo, dai. Qua più di prenderlo l'ho schiacciato. Sembra tipo uno di quei come si chiamano? Quelli che ti piacciono a te, com'è che si chiamano? Jelly. No, i squishy. Gli squishy. Sembrano squishy da quanto è bello. Io ho visto squishy così belli, onestamente. E c'è uno squishy che ha forma di pallina. C'è anche più soddisfazione così. Se proprio dobbiamo dirla tutta. Non prendete questo panino a un primo appuntamento. Vi spaccate da morire. Ah no, qua ci vedo, prima era al buio. Bun bun, I've been Mrs. Bun's bun.